Salve amici, è un po' di tempo che non faccio la rassegna appunti di viaggio, ma la frase di Putin ieri mi ha fatto mi ha solleticato, anche perché ormai siamo stanchi di ripetere sempre le stesse cose. Siamo stanchi di ripetere che non esiste più uno Stato, siamo stanchi di ripetere che il cittadino non è più cittadino ma è uno schiavo, e quindi se non esiste il cittadino non esiste più neanche uno Stato, perché lo Stato è stato completamente sventrato, ridotto ai minimi termini nelle sue funzioni, nella sua essenza e nella sua dignità, perché uno Stato che vessa i suoi cittadini, oltre ad aver perso le sue funzioni naturali, è uno Stato che non ha più dignità, così come non ce l'ha più il cittadino la dignità di essere cittadino, così anche lo Stato non ha più dignità di essere uno Stato completamente svenduto ai poteri bancari, che sono uno strumento poi per distruggere le identità nazionali. E quindi noi ci siamo stancati, ma la domanda è: ma voi non vi siete stancati di vedere sempre lo stesso film, sempre gli stessi attori, sempre la stessa sceneggiatura? Ogni tanto cambiano la trama, ma è sempre la stessa storia. Siete stati voi, sono stati loro. Voi siete fascisti, voi siete comunisti, e Berlusconi qua e Renzi là. Ma non siete stanchi? No, non vi viene il voltastomaco? Quando un riscatto di orgoglio? Quando un barlume di intelligenza che viene fuori? Niente, non si riesce a fare niente. Probabilmente bisogna che si insinui una certa necessità, una crisi vera, quando sono finiti tutti i risparmi, quando sono finiti tutte le pensioni dei nonni, quando proprio non se ne può più, allora lì scatta la rivoluzione. Ora c'è un fermento di vari movimenti, ma tutti come al solito disorganizzati, tutti con una prima donna, tutti: ah, ma se tu non hai capito questo, ah no, ma se tu pensi quest'altro, tutti con soluzioni più o meno profonde o più o meno leggere, dipende da che movimento si tratta, se è un movimento genuino. E anche lì: ah no, ma tu sei fascista, voi siete anarchici, voi siete di destra, voi siete nazisti, voi siete comunisti. Anche lì, no? Ma quando escono fuori queste parole, vuol dire che non si è capito il problema, vuol dire che non si è capito di essere in emergenza. Quando si è in emergenza, quando c'è una valanga che ti sta travolgendo, è la bellezza, tra virgolette bellezza, di questo sistema è che questa valanga c'è, è inesorabile, ci sta distruggendo, ma non si riesce a individuare. Allora, quando c'è una valanga ci vogliono strumenti di emergenza, e quando si usa in emergenza, quando si fa protezione in emergenza, non è che dice: no, tu sei comunista, allora vai a soccorrere, tu sei fascista, allora vai a soccorrere. No, non si può soccorrere se sei fascista. Se ancora stiamo a questo livello, allora che ben venga la distruzione, ben venga. Ancora ci scrive qualcuno dicendo: no, ma voi siete, venite da destra, voi venite da sinistra, no, siete troppo anarchici. E allora non abbiamo capito un cazzo. Allora non abbiamo capito un cazzo. Quando noi si fa analisi storica, e se c'è stato un percorso storico, noi si studia, oppure è vietato fare analisi storica, oppure dobbiamo accettare la storia per legge. Questo si può studiare, questo non si può studiare, anzi neanche studiare, questo si deve imparare a memoria, questo non si deve imparare a memoria, perché
se per caso, per sbaglio, provi a farti una domanda, ah ma scusa, ma perché Churchill si comportò in quella... No, non si può fare. La storia, non si possono fare domande alla storia. La storia va imparata a memoria così come scritta, non si può studiare, nel senso non si possono fare domande alla storia, che la storia va accettata così come viene detta. E allora è chiaro che se uno accetta un tipo di storia così come è stata detta, non avrà che un presente così come viene. E qui anche l'errore che fa Grillo e l'errore che fanno alcuni suoi grillini. Grillini. Allora, non voler fare i conti con la storia significa non volere fare i conti col presente, perché quel presente è figlio di quella storia. È figlio di quella storia. E allora, ancora ci scrive qualcuno, un ragazzo ha fatto un bellissimo film, dopodiché ha fatto una battuta su, in quel film, su una certa cosa. Allora ecco, vedi che c'è una confusione anche nelle soluzioni. Se noi continuiamo a dare soluzioni parziali, soluzioni tampone, pannicelli caldi come li chiama qualcuno, è inutile. Il cancro rimarrà sempre. Perché il cancro non si riesce a sconfiggere, anche se alcuni si possono sconfiggere? Perché non si va alla radice del problema. E allora ecco che tutte le soluzioni possono sembrare inutili. Va bene, per oggi il mio sproloquio l'ho fatto, non mi resta che augurarvi una buona sovranità per quel che resta.